sto camminando per arrivare nel punto che avevo indicato, però mi piaceva questa vista molto bella, quindi ho pensato di stoppare un attimino e fermarmi qua. Guardate che meraviglia, con questo riflesso mattutino. Molto bello, vero? Molto bello, poi spero vi piacciono qui le città. Immagino ci sia anche che magari le città fanno schifo, però così io vi faccio vedere lo stesso. Sto arrivando praticamente nel punto che avevo indicato, non ho fatto nient'altro che ero là, ho fatto e sono salito. Dietro c'è la Nakagin Capsule Tower, Nakagin la potete chiamare. Shiodome, eccomi qui, entro. Praticamente adesso sto entrando nell'area dello questo complesso di edifici. E bello, molto bello. Anche tra l'altro da qua si prende la linea per andare ad Aiba, la Yurikamome. Molto bello, dicevo, però è un po'. Così, sia a livello turistico sia a livello per i giapponesi, non è, forse dico, non è una zona tipo Roppongi Hills dove andare anche un po' a zonzo shopping, così un po', non so, non mi ispira moltissimo, ma forse anche un po', non solo a me, credo anche a molti giapponesi proprio di Tokyo che magari preferiscono altri posti. Faccio vedere, qui c'è questa Nakagin Capsule Tower. Ci siamo arrivati, avete visto? Ci ho messo neanche 10 minuti perché prima, oddio, dov'è? Però io, siccome ce l'ho già venuto qua una volta, che però per trovarla la prima volta, questa Capsule Tower, ci ho messo una vita, ci ho messo parecchio. A dire la verità, la primissima volta non l'avevo neanche trovata. Vi faccio una zoomata in qualche stanza. Adesso c'ho qua l'obiettivo. Sarebbe bello proprio andare ancora più vicini. Ok. È un po', come avete capito, è un po' in disuso. Nel senso che hanno fatto un po' una cavolata a fare questo edificio. Perché vi spiego, adesso rimettiamo questo. Vi spiego, praticamente c'erano inventati questa struttura molto caratteristica, no? Come vedete, che vabbè, qui una volta c'era solo questa, qui intorno non c'era nient'altro. Ho visto delle fotografie che avevano scattato negli anni 70, era una cosa che spiccava, è molto bella. Qua entriamo nell'area Shiodome e dicevo, magari facciamo un giretto al quartiere italiano che vediamo un po'. Dicevo, insomma, avevano fatto questa struttura, pensavano magari, siccome Tokyo comunque stava crescendo in maniera esponenziale come popolazione, poi si sono inventati questo edificio con questi appartamenti minuscoli che sono tipo 8 metri per 2 credo, ma forse anche meno, perché è abbastanza tanto 8 per 2 per Tokyo, cioè non tanto, però è un po' lo standard. Insomma, avevano fatto questi appartamentini, perché ogni finestrona che avete visto prima era un appartamento. E niente, poi è successo che hanno capito che non funzionava un granché, e poi sta struttura era un pochino non molto favolosa come si credeva all'inizio. Infatti ho fatto anche delle immagini, delle fotografie parecchio significative, c'è la muffa un po' dappertutto, qua e là. Qui faccio vedere che ci sono ristoranti molto buoni, sembra, però qui dovrebbe costare parecchio. Se non sbaglio, il quartiere italiano, però niente, ci torno un altro giorno magari. Non lo so dov'è.
Vediamo un attimo qua. Ah, forse. Forse, cioè, forse proprio qua dentro. Proviamo a scendere un attimo. Così facciamo. Oppure potrei anche fare un altro video. Faccio un altro video e dopo. Ma sì, dai. Dovrebbe essere qui dentro, ci deve essere qualcosina. Proviamo a entrare qui a caretta. Caretta Sciodome. Si dovrebbe entrare qui, sì. Facciamo così. Ci rivediamo qua. Io adesso inizierò un altro video e ci rivediamo qua. Quest'altro video è un po' così per spezzare. Poi praticamente per andare a zona della Tokyo Tower. Non lo so. Credo a quella parte, così boh. Non lo so, e mi sembra di ricordare in quella zona, però qui chiaramente con questi grattacieli non è semplice orientarsi. Io dico di alzarci un po' per vedere in lontananza, ma mi sembra strano che non si veda comunque. Però più o meno dico, dovrebbe essere in quella parte. Poi magari troviamo una mappetta e vediamo insieme. Intanto entriamo qua a Caretta Sciodome e ci vediamo qua tra poco. Ciao!